Ma è una bellissima idea. Tagliandola su alcuni target funziona, semplicemente. Ok. Ma non cancellarmi la frase che non ho già ordinato una. Ah, ma sono mica Sandia, cioè vuol dire è fatto in modo arcaico, ma adesso c'entra, o meglio, c'entra poco, c'entra fino. Si sono accorti che il costo di una, dell'energia consumata da una casa in 15 anni è pari al 100% dei muri. Quindi adesso parlano di case che a consumo quasi zero, ma semplicemente perché tra bollette, energia elettrica e riscaldamento, fino a pochissimo tempo fa, ma anche tuttora, cioè, ti vendono dei muri. Cosa, quanta energia consuma sta casa non era una cosa considerata dal mercato. Adesso l'hanno imposto per legge, però prima che progettisti, installatori e utenti ne capiscano il valore, da questo punto di vista questa roba qua sarebbe eccezionale dal punto di vista del risparmio energetico, del controllo energetico. Si va detto che esistono anche già alcune soluzioni solo sul controllo energetico. Adesso qui in Italia non c'è ancora per adesso, però mi viene in mente in Inghilterra che c'è questo prodotto che si chiama Alert Me, in cui uno degli esempi che ho visto è quello di tirarmi la mappa di Londra con una heat map, che c'erano le zone più rosse dove c'erano le case che consumavano di più, le zone più verdi o gialle dove erano più bravi a consumare, e poi si creano dei sistemi di gamification per spingere la gente, per fargli capire che stanno consumando energia per niente. Cioè, i settori su cui si può applicare la domotica sono molti, uno di questi è sicuramente quello del risparmio energetico. A proposito? C'è la ragazza. Due curiosità per la tema. La prima, la genere del nome. La seconda, se invece per avere notizie di una persona in qualche scenario è stato convincere, mi viene in mente ad esempio la presentazione di un'azienda, un partner, ad essere one man band. Questa cosa mi sembra no, no, poi allora, il nome nasce dal fatto che sono stato 6 mesi in Erasmus e sono stato in Olanda, ad Amsterdam, e lì parlano il Dutch, che è una lingua che non faccia cagare, cioè proprio tedesco all'ennesimo comune. C'era la linea della metro e ce n'era una che si chiamava Lelida, che a me suonava, cioè tipo una cosa francese. Pace. Ho guardato il 2000, rapido. C'è tolto una A. Ho fatto il nome del progetto. Questa è la prima. E la seconda, ho creato, tra virgolette, un team fittizio per tutte le business plan competition. Che si fa? Grazie. Che erano amici che mi davano suggerimenti su alcune cose e io ho cambiato suggerimenti. Arci dai, posso metterti dentro. Ma quante persone riuscire a gestire? 15. 4 persone. Sei troppo grande e poi non mi va bene. Ognuno col suo profilo. Ricordate, hai fatto un team di 2-3 persone. Ricchiuba, a proposito del progetto di cui parlavi prima in inglese, di quella notte 9. Alias.com. C'è una cosa simile che stavamo presentando dei ragazzi di Treviso. Alias Farm. Esatto, Green Cube. Sono in contatto con il senso. Cioè, me li ha passato io, e sono stato lì a farlo mercoledì, che fanno sto storm in pizza per capire anche un po' come funzionano le loro cose, e mi interesserebbe parlarci. Sono forte anche come team, ha detto che c'è un ex CTO di HR, qualcuno di bravo anche. No, sì, il pizza è di due, però è di due, sennò. Sì, boh, a me non ha dato di questo, non lo conosco. Casomai adesso mi dice. Una domanda. A me
Sì. Ci assomiglia un po', se non, cioè io l'ho visto così di sfuggito appunto qualche articolo, però se non sbaglio è un'interfaccia che si pensava di realizzare in modo da poter comandare dispositivi in casa con sì, smartphone. Sì. Quello che ho visto io è che deve essere agganciato sul laptop. Ah, ok. Loro ti danno più informazioni sulla loro porta del telefono, si aggancia il dispositivo e in qualche modo riesce a controllarlo. Oppure quello che hanno fatto loro è definire un kit che si basa su Arduino e probabilmente l'hanno potenziato, non l'ho studiato moltissimo. Per quel che mi riguarda è grasso ancora, nel senso hai gente in più che potrà sperimentare dispositivi fisici, tra virgolette, intelligenti che si potranno agganciare al servizio che si collega, si potrebbe collegare. Secondo me è moltissimo. Per tutto quanto quello che viene creato così, soprattutto dal mondo hardware, che è quello che secondo me è quello che viene indietro, tutto quanto è un vantaggio. La domotica in sé per creare un sistema che sia più semplice, più facile da usare, accessibile a tutti quanti. Ci sono altre domande? Ok. Grazie Andrea.